La FIDAPA, sezione di Soveria Mannelli, borgo ai piedi del Reventino in provincia di Catanzaro, e in particolare la Task Force Cultura e Turismo, ha organizzato anche quest'anno la passeggiata in rosa, giunta alla terza edizione, ma con una novità. Nell'ambito dell'ormai consueto evento si è svolta infatti la prima edizione di Memorie d'Acqua, cattedra itinerante che ha fatto tappa nelle principali sorgenti della vicina Decollatura. A spiegarci meglio le finalità dell'iniziativa, la presidente FIDAPA Italy Distretto Sud-Ovest, Franca Dora Mannarino, e la past presidente della sezione di Soveria Mannelli, nonché Task Force Cultura e Turismo, Maria Luisa Mascaro, che abbiamo intervistato. L'evento, di cui è partner la locale Prologo presieduta da Michele Astorino, è partito proprio da piazza Gabriele Perri, dove ha sede il comune di Decollatura, guidato dalla sindaca Raffaella Perri. Li abbiamo intervistati insieme al referente nazionale del progetto Borghi della Salute Marco Tagliaferri, presente alla manifestazione, e al neo assessore al turismo e alle pari opportunità del vicino comune di Bianchi, Maria Assunta Pellegrino. Come presidente distrettuale della FIDAPA Distretto Sud-Ovest, che comprende Calabria e Campania, sono felice oggi di essere qua, perché questo è il primo evento distrettuale della Task Force Cultura e Turismo, che è a livello nazionale e anche distrettuale, e nello specifico ha una referente distrettuale che è Maria Luisa Mascaro della sezione di Soveria Mannelli, e che promuove questa passeggiata rosa che rientra appunto nel programma nazionale sull'ambiente e sulla cultura, ed è chiama tutti quante noi, socio del distretto, a partecipare insieme a lei nella promozione del territorio e nello specifico di questa zona della nostra Calabria. La giornata di oggi nasce dal mio ruolo di task force. Le task force sono praticamente delle unità operative che si pongono a livello nazionale una tematica e sul territorio la sviluppiamo. La FIDAPA è fatta da 7 distretti, per cui io oggi faccio l'evento nel mio distretto, che è Sud-Ovest, e nell'arco dell'anno anche gli altri distretti faranno un evento analogo. La prima edizione di Cattedra Itinerante con il titolo Memorie dell'Acqua. Memorie dell'Acqua è un titolo che ci è stato dato ovviamente come linea guida dalla Task Force nazionale. E perché abbiamo voluto mettere Memorie dell'Acqua? Perché l'acqua, oltre ad essere, vabbè, l'oro bianco, e ora tutti lo sappiamo, intorno all'acqua praticamente si muove la vita, la cultura, il turismo, il territorio vive di acqua, poi il nostro è un territorio montano e vive ancora più di acqua. È la terza passeggiata in rosa, nata da un'idea della FIDAPA, del comune di Decollatura e dei borghi della salute. E anche qui la cosa che mi piace sottolineare è che nel secondo anno, quindi la seconda edizione, noi con un po' di tempo l'abbiamo allargata ad altre associazioni del territorio, quale l'Avis Comunale, la squadra calcio e la squadra di pallavolo. E quest'anno, che abbiamo avuto ancora più tempo, siamo riusciti a coinvolgere le palestre, le associazioni sportive, e speriamo che continui. Benessere è il motto, diciamo, dei borghi della salute, perché se non si vive bene non si può fare nulla, quindi è tutto un po' legato. La cattedra si sviluppa in 4 tappe, che sono le fontane, diciamo, urbane del territorio di Decollatura. Stamattina siamo onorati di ospitare a Decollatura la manifestazione Memorie dell'Acqua. È una manifestazione organizzata da FIDAPA insieme al Comune di Decollatura, insieme alle associazioni del territorio. Questa manifestazione è stata organizzata allo scopo di valorizzare un bene così importante come l'acqua, che è molto presente sul territorio di Decollatura. Decollatura infatti è uno dei paesi del circondario più ricchi di questa risorsa che sia sotto forma di fiumi che sotto forma di sorgenti, e stamattina ne raggiungeremo diverse di queste sorgenti, ognuna con le proprie caratteristiche, ognuna con le proprie peculiarità. Oggi la Prologo partecipa a questo bellissimo evento. Siamo stati invitati dalla FIDAPA per partecipare a un evento particolare, quello del percorso delle fontane del nostro territorio, un percorso affascinante, naturalistico. Oggi vogliamo essere partecipi tutti insieme, con tutte le associazioni, la partecipazione di molti enti, e siamo veramente orgogliosi di partecipare. Grazie alla FIDAPA. Quale promotore della salute nei borghi, innanzitutto desidero ringraziare la FIDAPA di Decollatura per l'invito ad una iniziativa particolare. Questa iniziativa intende valorizzare il territorio attraverso la riscoperta della Via dell'Acqua.
lungo il percorso si ferma non soltanto per identificare il territorio, ma anche attraverso l'istituzione di una cattedra itinerante, cioè di un sapere che si trasmette nelle fermate delle diverse stazioni o fontane di acqua, si intende aderire integralmente al nuovo concetto di salute. Sono molto lieta di fare questa mia prima uscita in occasione di questa passeggiata in rosa qui tra le vie di Decollatura. Per me è un grande onore. Io sono un ecologista, quindi è qualcosa della quale mi sento anche partecipe personalmente. Speriamo che sia una bellissima giornata e che questi progetti, queste attività proseguano e siano anche presenti nel nostro comune.